Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi vi porto con me all'acquario di Genova. Se mi seguite da tanto tempo lo sapete, io abito a Genova, quindi per me raggiungere l'acquario è molto semplice, però come succede spesso quando si abita in una città in cui è presente un'attrattiva, per quanto possa essere famosa, si tende sempre a rimandare la visita perché comunque si pensa di avere tutto il tempo possibile per andarla a visitare. Questa volta però abbiamo deciso di prenderci un giorno di ferie apposta per andare all'acquario. Sono tanti anni che lo dico, voglio tornare all'acquario, però poi per una serie di motivi rimandavo sempre. Oggi invece andremo insieme all'acquario. Sono curiosa di vedere come è cambiato perché sono tantissimi anni che non ci vado. Io ero stata all'acquario la primissima volta quando è stato inaugurato. Quindi nel 92 ero una bambina, andavo alle scuole medie, era una novità e quindi ero andata a vedere l'acquario e mi ricordo che non era vasto come adesso, era piuttosto piccolo, poi negli anni ovviamente si è ingrandito ed è diventata un'attrattiva famosa, molto ricca di specie di pesci diversi, con tante attività anche interattive che si possono fare all'interno dell'acquario. Quindi diciamo che è cambiata tantissimo. Però io ricordo questa prima visita all'acquario molto particolare in cui veramente c'era pochissimo. Poi ero tornata un paio di volte nel corso degli anni, però adesso è tantissimo tempo che non ci vado e quindi ho deciso di portarvi con me. Però mi fermo con tutte queste premesse e andiamo subito a vedere com'è l'acquario di Genova. Ed eccoci dentro l'acquario. Come potete vedere è piuttosto buio, perché comunque riprendono l'ambientazione sottomarina. Quindi all'interno delle sale è abbastanza scuro come illuminazione, però le vasche sono sufficientemente illuminate. Comunque riuscite a vedere bene i pesci, riuscite a vedere bene anche gli spettacolini che a volte fanno. Vediamo questo cosa fa. Vedete che adesso spunta da questa parte e ci regala una capriola. Quindi, come potete vedere, si vede comunque molto bene ed è anche divertente, secondo me, vedere, scoprire quello che fanno i pesci all'interno delle loro vasche. Io comunque adesso vi lascio osservare tutte le vasche, tutti i video che ho fatto. E quando ci sarà qualcosa di particolare, naturalmente vi spiegherò quello che stiamo vedendo.
Ricompaio un momento io con la mia voce perché qui siamo davanti alla vasca delle meduse. Sono sicuramente molto belle a vedersi all'interno della vasca, decisamente meno simpatiche se vi mordono. Però volevo un attimo raccontarvi che qui siamo davanti alle meduse perché secondo me, parte le specie più classiche, ce ne sono alcune specie che magari non sono così conosciute, quindi è più difficile magari riconoscerle ad una prima occhiata.
Qui siamo invece dalle vasche tattili. È possibile accarezzare i pesci. Ci hanno spiegato però che è meglio farlo solo se sono loro a venire in superficie, altrimenti è meglio non andarli a disturbare naturalmente. Però, per chi se la sente, è possibile accarezzare i pesci. In particolare queste sono le razze, che penso siano abbastanza innocue, perché se è possibile accarezzarle, sicuramente non è un pesce aggressivo. Questa è la vasca dei delfini vista dalla superficie, quindi quel luogo in cui i delfini fanno i loro spettacolini quando ne hanno voglia, come in questo momento, perché adesso siamo fortunatissimi perché ci stanno regalando questo bellissimo spettacolo. Di solito qui le persone addette danno da mangiare ai delfini, quindi se siete fortunati e avete la pazienza di aspettare, potete anche godervi questo spettacolo. Invece poi c'è la vasca in cui si vedono nuotare da sotto.
Come avete visto, è molto vasto e ci sono tantissime specie da vedere, quindi vi consiglio di prendervi un po' di tempo e di dedicare almeno 2 o 3 ore alla visita dell'acquario. In questo video non darò consigli particolari dal punto di vista pratico, quindi posteggi, prezzi, orari di visita, perché comunque sono tutte cose che si trovano facilmente sul sito, e soprattutto per quello che riguarda il parcheggio, il consiglio migliore che vi posso dare è di non venire a Genova in macchina, perché Genova è una città in cui parcheggiare è costosissimo ed è anche piuttosto difficile. Quindi vi consiglio piuttosto di arrivare in una zona della periferia, lasciare la macchina lì e poi muoversi con i mezzi pubblici o fare un paio di fermate di treno, perché per un turista venire a Genova in macchina potrebbe essere motivo di molto nervosismo. Ci sono tantissime code dal posteggio dell'acquario, gente che sta anche 1 ora e mezza, 2 ore in macchina ad aspettare che si liberi un posto. Io lo vedo perché passo spesso in quella zona, perché l'acquario è comunque nel centro della città. E mi capita spesso di andare a passeggiare anche nell'area del Porto Antico, che è quella in cui si trova l'acquario, e vedo queste situazioni. Se proprio volete venire in macchina, portatevi un portafortuna, perché non è assolutamente una cosa semplice. Ma come vi dicevo, non mi voglio soffermare su queste cose in questo video perché è stato già abbastanza lungo. In ogni caso, spero di avervi tenuto compagnia, spero di avervi mostrato una cosa magari per qualcuno nuova, perché chi abita lontano e non ha modo di venire a vederlo, magari con questo video si è fatto un'idea. Come sempre, vi do appuntamento alla prossima e vi mando un bacio enorme.